una partita alla volta, partita dopo partita. Abbiamo la possibilità di vincere la prossima partita, ci proviamo e dopo vediamo. Ma credo che il record si vede sempre dopo, e quando un allenatore lo fa bene, la squadra lo fa bene, questo credo che è ancora più importante. Oggi dobbiamo solo pensare al Palermo, squadra molto difficile, abbiamo visto contro la Roma, abbiamo visto che è una squadra che sa che cosa fa, con gli attaccanti che tutti sappiamo, e dobbiamo solo pensare a vincere questa e dopo guardiamo avanti. No, io credo che la decisione di chi deve giocare cambiamo tante volte, perché abbiamo fiducia in tutti i giocatori. Posso dire 100% che Mertens non gioca domani, solo questo, e dopo questo tutti possono giocare, e ogni partita e ogni calciatore per me ha la capacità per vincere, e per questo si deve giocare Callejón, Gabi Adini o Jonathan o Marek. Per me non è un problema, sinceramente non è un problema, perché tutti possono fare il suo ruolo.